Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti amici, io sono Maria, una buona giornata di metà giugno, una buona giornata di metà settimana, infatti oggi è mercoledì 15 giugno ed è tempo di concentrarci perché è tempo dell'oroscopo di Radio.0 e quindi di tutte le novità. Pronti a iniziare? Beh, partiamo! Ariete, iniziamo come al solito da voi. Carriera, oggi questo è l'argomento del giorno. Faticate a mettere a fuoco gli obiettivi da raggiungere, sia per le interferenze esterne, sia per le circostanze, quindi non è tutta colpa vostra. Prima di agire però fate chiarezza. Il buon umore, ricordate, va salvaguardato, così porterete avanti più facilmente gli impegni professionali e pure le relazioni affettive. Toro, passiamo a voi. Il passaggio della Luna in Capricorno è protagonista oggi ed è piuttosto intrigante. Dopo una baruffa il partner si scusa e vi coccola pure, confermando la sincerità dei suoi sentimenti. Potete stare tranquilli. Il capo invece vi fa delle proposte interessanti, una somma in attesa vi consente di levarvi qualche sfizio. Gemelli, il gran numero di passaggi celesti favorevoli vi rende tranquilli, proprio relax. Oggi una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri saranno protagoniste. Momento ottimo per chi è innamorato, cerca sensazioni forti e inebrianti fuori dal proprio orticello. Cancro, tensioni sul lavoro invece per voi, ambizioni che sfumano, iniziate la giornata proprio con la luna sbagliata in questo caso. Non scagliatevi però contro gli avversari reali o immaginari, perché i conti sono difficili da pareggiare, ma per fronteggiare un problema dovete fare leva sull'intuito, consigliano le stelle. Delusioni per voi invece nelle finanze. Leone, l'orgoglio è una debolezza, mettetevelo bene in testa, non un punto di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni. Fatelo con chi meglio credete. Non nascondete però i vostri stati d'animo, sarete così molto più autentici e troverete tanta solidarietà. Provare per credere. Vergine, siete un fiume in piena voi della Vergine, non temete la fatica e avete voglia di competere con gli altri per migliorare la vostra posizione, questo vi interessa. Buona volontà, dimostrazioni di affetto e iniziative intriganti vivacizzano invece anche le coppie un po' più stanche, mettiamola così. Bilancia, la luna si confronta con Giove in questo mercoledì, entrambi a voi ostili e quindi vi metteranno un po' in imbarazzo davanti agli altri, soprattutto in società, dove per camuffare la timidezza andrete ad infilare una gaffe dietro l'altra. Attenzione, non mancheranno nemmeno distrazione e concentrazione che creeranno un po' di difficoltà, con ritardi negli appuntamenti e perdita di oggetti. Beh, ora potete proprio dirlo, domani è un altro giorno. Scorpione, passiamo a voi. Se con il capo o con i colleghi c'è stato da ridire in quest'ultimo periodo, recuperate l'intesa e il gusto della collaborazione. La giornata questo mercoledì si preannuncia ricca di promesse. Nell'attività siete imbattibili e in amore regna l'armonia, meglio di così. Sagittario, il vostro momento. La buona forma promossa da Giove consente performance adeguate alla stagione, quindi sport, vita all'aria aperta, rispetto per il vostro benessere. Alto rendimento intellettuale pure per voi, approfondite gli argomenti e impegnatevi per trovare soluzioni appropriate o che siano almeno giuste per voi. Capricorno, percezioni sottili che tentano di mettere in crisi il vostro realismo, quello che avete di solito, ma la logica alla meglio sulla fantasia e alla fine raggiungerete un traguardo anche in giornata. Prima di dichiarare drasticamente la fine di un rapporto, passiamo alle situazioni affettive, vale la pena di non lasciare nulla di intentato, non credete? Fate la vostra mossa. Acquario, il rendimento, il vostro in termini pratici, lascia un po' a desiderare oggi, ma influenzati positivamente dall'esempio altrui, quelli che vi circondano, rivedrete le vostre posizioni, meglio così. Tante le opportunità di confronto e anche le discussioni, promosse oggi dall'irrequietezza e dalle novità. E chiudiamo con gli amici dei pesci anche oggi. La luna, protagonista della giornata, fornisce un punto di riferimento. Per cosa? Per la creatività, i progetti di largo respiro e vi mette pure in guardia dalla distrazione e dall'inconcludenza. Ringraziatela questa luna. Il lavoro e lo studio vanno invece vissuti da parte vostra con spirito curioso ed entusiasmo, perché vi offriranno delle occasioni di successo da non perdere. E si chiude qui quindi con i nostri 12 segni l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Noi però ci ritroviamo domani, anche per me è tempo di salutarvi e quindi vi auguro una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.